Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Con il video di oggi chiudiamo, a meno che non abbiate domande o richieste particolari, la serie di questo mini corso, chiamiamolo così, sul trading di opzioni su Bitcoin. Oggi mettiamo a frutto tutto quello che abbiamo imparato finora, abbiamo fatto tanta teoria e finalmente passiamo alla pratica, ovvero andiamo a vedere come implementare nella propria strategia di trading le opzioni, sia che le si voglia utilizzare da sole, sia che vogliano essere utilizzate in combinazione con l'asset sottostante oppure con altri prodotti derivati come i futures. Quindi vi mostro un po' le diverse tipologie di esposizione che si possono trarre, diciamo così, in maniera unica soltanto dalle opzioni, che è la loro particolarità, e come sfruttarle nelle diverse situazioni di mercato. Vedrete che vi interesserà. Seguitemi fino alla fine, perché poi alla fine vi presento un tool molto utile, un Google Sheet con tanto di grafico che vi permette di simulare le diverse posizioni anche combinate di opzioni e futures e sottostanti per vedere il grafico del profitto e della perdita a seconda poi del prezzo, dell'evoluzione del prezzo del sottostante Bitcoin, prodotto veramente veramente utile nonché gratuito che vi condivido e vi lascio anche il link qua sotto. Oltre a quello vi lascio anche il mio referral link di Deribit qua sotto in descrizione, lo vedete in prima riga, perché innanzitutto è l'exchange numero uno migliore per il trading di opzioni su Bitcoin e inoltre vi permette di ottenere il 10% di sconto sulle fees, oltre che girarmene una piccola parte a me, quindi è una sorta di win-win sia per me che per voi, e vi ringrazio di cuore se lo utilizzate. Prima di partire con quest'ultima puntata bella carica di operatività sulle opzioni, vi ricordo che se avete apprezzato questa serie, se apprezzate i miei video, i miei contenuti, cortesemente dimostratemelo con un bel like che mi fate contento e mi date un sacco di incentivo a continuare su questa strada. Iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanellina per non perdervi nemmeno un video appena esce, e infine seguitemi sui diversi canali social, trovate tutti i link in descrizione, ognuno vi darà qualcosa in più, vedrete. Basta chiacchiere e andiamo a vedere come operare con le opzioni. Come abbiamo visto nei video che insomma abbiamo pubblicato un po' alla volta per giungere fino a qui, le opzioni hanno due particolarità che possono permettere di operare sul mercato a costi o a rischi contenuti, oppure che ci permettono di esporci a certe condizioni di volatilità. E sono proprio queste due le cose che andremo a sfruttare al massimo, oltre ad alcune caratteristiche tipiche delle opzioni. Adesso vi faccio solo una piccola premessa, poi andiamo a vedere tutte queste cose nel dettaglio, ovviamente tutte cose comunque che di cui abbiamo già parlato ampiamente in linea teorica, oggi le vediamo messe in pratica, quindi cerchiamo di capire come utilizzare le opzioni in maniera concreta nelle nostre strategie di trading, sia che sia un utilizzo esclusivo di opzioni, sia che sia un utilizzo integrativo di opzioni assieme ad esempio al sottostante piuttosto che ad altri prodotti derivati su di esso. Quindi iniziamo questa presentazione con qualche slide che potete come sempre scaricare gratuitamente e il link lo trovate in descrizione, parlando un po', per introdurre il tutto, quali sono le diverse operatività che includono le opzioni. Le ho divise in tre tipi, però hanno molti punti in comune, è veramente una cosa puramente concettuale questa divisione, per farvi capire un po' quali sono gli utilizzi. Numero uno, operatività cosiddetta sintetica, ovvero io utilizzo soltanto le opzioni senza il sottostante per simulare posizioni sul sottostante, quindi senza averlo, senza avere Bitcoin, io opero tramite le opzioni per simulare, che può essere un long, uno short o anche una posizione mista, su Bitcoin stesso. Questo mi permette anche di ottenere un effetto leva acquistando magari più opzioni insieme o vendendo più opzioni, tra poco lo andiamo a vedere, un effetto leva su Bitcoin senza impegno di acquisto, perché io non devo acquistare il sottostante, quindi mi sgravo da tutta una serie di costi che invece verrebbero contemplati nel caso in cui io volessi davvero acquistare o vendere allo scoperto Bitcoin. Numero 2, operatività numero 2, l'esposizione sulla volatilità, che credo che sia quella più utilizzata in assoluto, ovvero io imposto posizioni che puntano a profittare su situazioni di due tipi, o estremamente statiche, quindi a bassa volatilità, o estremamente dinamiche, quindi ad alta volatilità.
Queste posizioni sono molto malleabili, come vedremo tra poco, e si basano sulla combinazione, vi anticipo, di acquisti e vendite di più opzioni contemporaneamente e giocando un po' sugli strike price, giocando sulla quantità di opzioni acquistate e vendute, si può ottenere veramente dei profili di profitto e perdita molto diversi tra loro, variegati e incastrabili, diciamo così, in tantissime situazioni. Hanno un'utilità immensa. Infine, quella che forse è la mia preferita in assoluto, personalmente, è un'operatività di hedging, di copertura, in particolare copertura di posizioni spot, ovvero, esempio banale, ho acquistato Bitcoin e voglio proteggermi da un esaurimento possibile dell'uptrend o da un possibile reversal, e allora utilizzo le opzioni per fare questo. Altrimenti io ho acquistato un future long su Bitcoin e voglio fare la stessa cosa. La medesima cosa si può fare ovviamente con l'operatività short, tutto è possibile. In ogni caso, qua c'è un concetto di utilizzo delle opzioni come forma di hedging, di protezione dall'esaurimento del trend in corso oppure da un reversal, quindi un'inversione del medesimo. Adesso andiamo a vederle una a una nel dettaglio, così capiamo meglio come impostare l'operatività, come funziona, quali sono i migliori scenari possibili di ognuna di esse e quali sono i profili appunto di profitto e perdita e rischio. Iniziando dall'operatività sintetica. Allora, queste immaginine qua che vedete le ho prese da un sito che vi faccio vedere alla fine, è molto molto carino per andare a vedere tutte le possibili strategie di opzioni, è veramente ben fatto, ve lo mostro alla fine, quindi intanto seguitemi, poi ci arriviamo e ci andiamo a dare un'occhiatina. In ogni caso, questa operatività sintetica, come abbiamo anticipato prima, vuole mimare una posizione sul sottostante senza possederlo, quindi prevede l'acquisto o la vendita cosiddetti nudi di opzioni, quindi soltanto opzioni per l'appunto, per esporsi da un lato del mercato. Questo che vedete qua sotto, ovvero lo short call e short put, long call e long put, sono le quattro posizioni di base, ovvero acquistare un'opzione put, acquistare un'opzione call, che ovvero long put e long call, oppure vendere una call o vendere una put, sono le posizioni di base, mono opzione, diciamo così, e appunto di acquisto oppure vendita. Che particolarità hanno? Allora, come vedete, long call, ovvero l'acquisto di una posizione call, l'avevamo già visto comunque nel qualche video fa, mi espone a una potenziale gain illimitato, un po' come l'acquisto di un future long o l'acquisto di Bitcoin, però parte shiftato in basso, quindi traslato un po' in basso, cioè una perdita di partenza pari al premio dell'opzione call. Questo è il contro rispetto all'acquistare un long su Bitcoin oppure Bitcoin stesso. Il pro invece è che il rischio è contenuto, vedete, io il massimo che posso perdere è il premio, anche se Bitcoin dovesse andare a zero teoricamente. Questo è molto diverso perché sì, è vero che se acquisto Bitcoin posso mettere lo stop loss, però se avessi un dump e poi un recupero mi scatterebbe lo stop loss, io mi incazzerei e mi perderei un buon profitto. Con la posizione long call invece no. Abbiamo anche la posizione long put, che è quella speculare, ovvero io acquisto un'opzione put e io profitto da un decremento del valore e ho la perdita massima pari al premio nel caso in cui rimaniamo allo stesso prezzo oppure aumentiamo, e invece short call e short put prevedono la vendita dell'opzione. Ovvero io guadagno immediatamente il premio perché io faccio da venditore dell'opzione e il premio me lo tengo fin tanto che l'opzione è in the money, ovvero se io ho venduto un'opzione call, se il prezzo rimane statico oppure cala. Se invece inizia ad aumentare vado a perdere in maniera lineare fino a più infinito, in teoria. La perdita massima è illimitata, questo è il rischio della vendita di opzioni, cioè abbiamo perdita illimitata e profitto invece capped, ovvero limitato al premio. Però il pro è che io inizio a guadagnare da subito e il break even è ad un prezzo che per una posizione banalmente short sarebbe già in perdita per me. Quindi statisticamente ho maggiori possibilità di gain, di chiudere in gain, però il massimo, la massima loss, la massima perdita è illimitata. Questo è il contro del vendere le opzioni.
Quindi, facendo un po' il punto della situazione, a che cosa serve? Appunto, simulare posizioni che possono essere bullish come il long call piuttosto che lo short put con i due profili diversi, ovvero long call illimitato gain però con lo shift in basso dato dal premio, short put invece il gain è estremamente limitato però parto già in vantaggio, diciamo così, e la perdita è potenzialmente illimitata. Quindi, quando è che vengono utili posizioni di questo tipo? Beh, ovviamente se la volatilità attesa è alta, quindi ad esempio io mi aspetto un fortissimo movimento e turbolenza e quindi preferisco un'opzione che mi mette un po' in svantaggio ma mi evita lo scatto dello stop loss, ad esempio. È ottima invece la vendita di opzioni in una fase di esaurimento del trend. Cosa significa? Significa che se siamo ad esempio in un uptrend che mi dà segni di iperestensione, io posso fare una vendita dell'opzione call dicendo ma secondo me siamo in punto di esaurimento del trend. Così cosa succede? Se anche ci fosse un'altra leg up, per dire, ma poi il trend corregge, inizia a calare, io rimango comunque in una situazione di gain e non rischio appunto di far scattare uno stop loss. Vado in gain anche se sale ancora un po', perché sapete che la vendita dell'opzione ha il premio in più di partenza, quindi io parto già in vantaggio. Questo è il bello della vendita dell'opzione. Però ecco, il worst case scenario sarebbe che se dovesse partire un pump di nuovo mostruoso, la potenziale perdita è illimitata, quindi molta attenzione. La vendita invece di un'opzione, supponendo sempre l'ipotesi di volersi proteggere da un esaurimento del trend oppure profittare dall'esaurimento del trend, perché tra l'altro aggiungo una cosa, la vendita di un'opzione mi va a buon fine anche se il mercato poi rimane statico, quindi se io vendo l'opzione call in iperestensione poi magari non fa subito un dump ma rimane orizzontale, io comunque ho guadagnato il mio premio, perché vedete che il punto A è comunque parte già al massimo gain, ok? Se inizia a salire un po' perdo leggermente ma sono sempre in gain fino al punto di break even, che è lo strike price più il premio fondamentalmente, e da lì in poi inizia la perdita. C'è un ulteriore guadagno nel caso in cui non voglia io far giungere l'opzione a maturità, quindi non voglia farla scadere. Sapete che l'opzione ha scadenza, ma io non per forza devo aspettare fino alla scadenza, posso anche coprire la posizione, quindi se io ho venduto l'opzione tra 2 settimane la posso ricomprare e avere un netto nullo, quindi non essere più esposto, e approfittare dal time decay. Vi ricordate che la vendita di un'opzione profitta anche dal time decay, ovvero il fatto che l'opzione perde valore giorno dopo giorno per chi la acquista, e chi la vende trae profitto da questo, no? Era il discorso che avevamo fatto, che il venditore dell'opzione è un po' come l'assicuratore e l'acquirente dell'opzione è l'assicurato. Quindi è un ottimo modo per avere una, diciamo così, uno spettro statistico della possibilità di profitto molto a tuo favore rispetto a quello della perdita. Ovviamente va venduta nel momento giusto, ovvero devono esserci chiari segni di iperestensione ed esaurimento del trend. Riprenderemo questo discorso alla fine quando incroceremo questa operatività con un sottostante già posseduto, e quindi utilizzando una short call come copertura di un long, ok? Ultima cosa per cui l'operatività sintetica nuda può essere utile è trarre profitto da una volatilità implicita sopravvalutata. Cosa significa? Spesso e volentieri il mercato è irrazionale e quindi tende a sopravvalutare le situazioni. In particolare, magari durante soprattutto iperestensioni, dove la volatilità è rimasta alta a lungo, il mercato tende a proiettarle in avanti ancora, un po' come quando il Bitcoin pompa e tutti si immaginano che possa andare su all'infinito. Lo stesso accade con la volatilità. Quindi se abbiamo un livello di volatilità implicita sopravvalutato, la vendita di opzioni ci garantirà un premio maggiore, proprio perché l'acquirente dell'opzione si aspetta comunque che la volatilità continui ad essere alta, prezzandola in maniera maggiore. E quindi io venditore, se so cogliere questa situazione, che di nuovo si sovrappone con la possibile iperestensione nonché esaurimento trend, riesco a fare una quadra che mi garantisce, diciamo, il massimo guadagno possibile. Quindi questi sono i punti sui quali basare un'operatività nuda o sintetica su opzioni, escludendo il discorso del sottostante. Andiamo avanti, facciamo un altro step, sempre rimanendo però in operatività sintetica. Guardate, prima di farvelo vedere ve lo anticipo a parole, si può ottenere un long o uno short sintetico a costo zero iniziale combinando le opzioni, così.
Questo è, ad esempio, uno short sintetico ottenuto con un buy put e un sell call combinati. Qual è il vantaggio? Qua è veramente breve. Adesso, in verità, io non credo di aver mai operato in questa maniera né di volerlo mai fare, anche perché questo, diciamo così, è più un'operatività volta a exploitare, passatemi il termine, le imperfezioni che ogni tanto si vedono nel mercato delle opzioni. Quindi anche lì la volatilità implicita esageratamente sovrastimata, nonché il pricing di alcune opzioni esagerato o sottostimato. Insomma, si cerca di andare a creare un long o uno short sintetico, banalmente, che magari si va a coprire dal lato opposto con un long o un short, scusate, con un long o uno short reale, e poi si va a fare una sorta di arbitraggio, ecco, diciamo così. Tuttavia, questa posizione, come vedete, è una posizione lineare che parte con un costo praticamente nullo, perché io acquisto e vendo un'opzione contemporaneamente al medesimo strike price. Bene o male il prezzo sarà molto molto simile, quindi il costo netto della posizione è bassissimo. Devo metterci poco, al contrario che se voglio acquistare un contratto long o short oppure acquistare Bitcoin stesso. Ovviamente poi, in base all'andamento del mercato, il profitto e la perdita ci saranno, non è che non ci sono, è solo il costo iniziale che cambia. E la cosa bella è che posso variare l'inclinazione delle due rette aumentando il numero di opzioni acquistate o vendute. Quindi io qua ho acquistato uno e venduto uno, ma se ad esempio acquisto due opzioni put e vendo un'opzione call, mi cambia l'inclinazione di una parte della retta. Guardate, ve lo faccio vedere in maniera semplice. Vi sto per spoilerare un tool che vi volevo far vedere alla fine, però secondo me è utile anche vederlo in itinere così, ovvero un simulatore delle posizioni, quello che vi dicevo, ok? Che andiamo a implementare diverse posizioni contemporanee e vediamo che curva di profitto atteso ci dà. Abbiamo detto buy put, sell call, quindi facciamo un buy put incluso, sell call al medesimo strike price, adesso Bitcoin è 8.500 circa, quindi facciamo 8.500, andiamo a vedere su Deribit quanto è prezzato, ad esempio a scadenza 25 ottobre, 8.500, allora scusate, torniamo indietro, put e call. Quindi il put è 0,06 e il call 0,05, all'incirca sono uguali, quindi put 0,06, call 0,05. Questo mi trasla leggermente il punto di break even, ma vedete che la curva è lineare. Se io vado ad acquistare due opzioni put, vedete che, eccola, vedete, l'inclinazione cambia. Questo è un bel modo per ottenere una posizione mista, però comunque che rimane bearish. E vedete, è utile a seconda della propria convinzione, diciamo così, sulla l'iperestensione in particolare del mercato, oppure la compressione molto forte. Cioè qui si basa tutto su studi di volatilità, il trading di opzioni. E in base a quello, appunto, può essere utile andare a variare, vedete, le due parti della curva per ottenere inclinazioni differenti e profili di perdita e profitto differenti, adattandole al meglio alla propria operatività, diciamo così. Deribit ve l'ho già fatto vedere, vi ricordo che qua sotto c'è il mio referral link, 10% di sconto sulle fees per voi, una piccola commissione per me, grazie mille di cuore. Andiamo avanti, questa è l'operatività sintetica che concluderei qui, poi volendo se ne potrebbe parlare per ore, però questa vuole essere solo una presentazione, poi per incuriosire e andare a smanettare un po' voi anche col position builder, di cui vi lascerò il link alla fine. Esposizione su volatilità, qua andiamo, facciamo un passettino avanti anche nella complessità, perché praticamente la posizione strangle si chiama, in realtà non è l'unica, c'è lo strangle e lo straddle che sono molto simili ma hanno una differenza abissale. Lo strangle, guardate questo grafico, ha una parte costante, mentre lo straddle no, è a punta. Partiamo dallo strangle, che è quello meno rischioso, un po' più moderato, diciamo così. Mi permette di andare long sulla volatilità, vedete, long strangle è come essere long volatility, diciamo così, io mi aspetto volatilità. Lo short strangle invece sono short volatility, io non mi aspetto volatilità. Come si ottengono? Il long strangle lo si ottiene facendo un acquisto di un call e un acquisto di un put a due strike price diversi.
Così facendo, combinandoli, ottengo un pagamento di due premi immediato che mi pone subito in svantaggio, vedete? Se il prezzo rimane costante, io ho perso i due premi. Se invece il prezzo inizia a muoversi, in particolare si muove oltre l'intervallo AB dei due strike prices, allora io inizio a guadagnare, fino ad arrivare ad un break even una volta che il guadagno mi copre il costo dei due premi e poi guadagno potenzialmente illimitato ambo i lati. Quindi la cosa bella è che se c'è un'esplosione, quindi che ne so, lateralizzo per un mese e poi vedo che i volumi sono ai minimi, che le bande di Bollinger sono strettissime, vedo che insomma tutti gli indicatori che mi vanno a studiare la volatilità indicano compressione ai massimi, allora io vado di long strangle e aspetto il breakout o breakdown e me lo godo qualsiasi sia la sua posizione, ok? Questo è lo scopo. Ovviamente deve esserci una bella volatilità, una bella esplosione, non basta fare un 5%, perché altrimenti rischio di finire in questi due intervalli, quindi rimango comunque in net loss. Contrario, se vado short volatility, short strangle, devo vendere un call e vendere un put. Cosa significa? Che immediatamente io incasso due premi, bella cosa, però devo stare attento che poi la volatilità non si eroda il mio guadagno. In questo caso vedete che il profilo è speculare al precedente, ovvero se ci fosse un'improvvisa botta di volatilità io rischio perdite illimitate, quindi è ancora più rischioso essendo comunque una doppia vendita del precedente. E però chiaramente se il mercato rimane costante più o meno tra gli strike price A e B e se rimane anche in queste code, quindi si muove ma non troppo, io incasso il guadagno. Cos'altro si può considerare? Che ovviamente se si vuole chiudere la posizione in anticipo rispetto alla maturità, alla scadenza delle opzioni, il time decay, ovvero se io vado di short strangle e il mercato rimane sideways, ovvero laterale, per due settimane, ma l'opzione mi scade tra un mese, supponiamo, io posso comunque chiudere alla grande in profitto sfruttando il time decay, il fatto che le opzioni nel frattempo si sono svalutate. Io le riacquisto, copro la mia posizione e me ne esco con un gran bel guadagno in tasca. Al contrario, con long strangle, visto che io ho acquistato due opzioni, io subisco il time decay due volte tanto, perché sono due opzioni acquistate. Molto utile questa cosa, è una gran bella operatività. Lo straddle invece è analogo allo strangle, ma con lo stesso strike price per i call e i put. Che significa? Significa che ovviamente questo livello qui, questo massimo è più alto, quindi io ho un maggior potenziale guadagno, però vedete che il rischio è nettamente maggiore, perché l'intervallo nel quale io sono in profit è nettamente più basso di quello dello strangle, vedete? E quindi anche qua, se vado short mi espongo a un rischio potenzialmente illimitato, se vado long invece mi espongo a un rischio, nel caso in cui il mercato rimanga sideways, molto alto, nel senso che io pago due premi abbastanza alti, perché solitamente il prezzo di un'opzione at the money, ovvero più o meno allo stesso prezzo strike price del prezzo attuale di Bitcoin è alta e quindi ovviamente pago un premio più alto, però c'è un potenziale maggiore di guadagno. Non ve l'ho detto, ve lo dico, quest'ultimo punto, vedete, posso limitare il rischio dello short strangle con la cosiddetta posizione Iron Condor, che prevede l'utilizzo di altre due opzioni che vi anticipo soltanto, non vi sto a fare il pippozzo anche sull'Iron Condor perché l'importante è capire il concetto. Ve lo faccio vedere dal sito che vi dicevo, Options Playbook, che fa vedere tutte le strategie sulle opzioni con anche un po' di descrizioni molto molto utili. Allora, abbiamo visto lo short strangle e per avere una posizione leggermente mitigata in termini di rischio, vedete che abbiamo il condor, ovvero abbiamo uno strangle con queste due alette che appiattiscono il rischio massimo possibile. Ok, vedete che è la differenza, lo stavo andando a cercare, però vabbè. Ecco, la differenza con lo short strangle è proprio il rischio, la perdita massima limitata. Ovviamente mi va a limitare anche il massimo guadagno, perché anche se qua non si vede perché non c'è un riferimento, nell'Iron Condor questo massimo è più basso che nello short strangle. La stessa cosa con lo straddle, vedete che qua ho perdita illimitata, esiste una posizione detta butterfly, una strategia detta butterfly per via della forma, credo, del profilo stesso, che anche
qua mi cappa, mi dà un limite alla perdita massima possibile, ovviamente perdendoci anche in massimo profitto. Non esiste mai il facile, ecco, se va bene una cosa c'è una perdita da un'altra parte, un trade-off, ecco. Ultima cosa, ma forse più importante, copertura di posizioni long in questo esempio, ma anche short, volendo invertendo il tutto. Quindi adesso vi farò l'esempio long, ma vale assolutamente anche per l'opposto. Questa situazione, questa operatività si chiama covered call, significa che io vendo un'opzione call per coprire il mio long, il mio acquisto di sottostante. Quando l'uptrend è in esaurimento, quindi quando il trend è iperesteso e vedo le prime candele di debolezza, vedo una volatilità fuori dal normale, vedo un periodo espansivo che sta andando avanti fin da troppo, che sta raggiungendo livelli massimi, l'ampiezza delle bande di Bollinger simili a quelle che in passato hanno esaurito l'uptrend, insomma cose di questo tipo. Anche qua parto da uno studio di volatilità e dico, boh, secondo me siamo in una situazione in cui con buona probabilità l'uptrend potrebbe iniziare a esaurirsi. Cosa faccio? Io sono già long ovviamente sul sottostante, o lo possiedo ed è la mia posizione da coprire, allora vendo un'opzione call come hedge e diventa una cosa completamente analoga allo short call, perché è questo che sto facendo, combinato però a una posizione long, e il profilo complessivo di rischio diventa questo, ovvero io mi trovo, ipotizzando un punto zero che è il punto A, però io magari in realtà sono già in profitto perché il long ce l'ho aperto da $2,000 fa, quindi parto già in profitto. Adesso questa è una posizione netta, come se l'aprissi in questo momento, il long più la vendita del call. Va a finire che io cappo il profitto, perché vendendo un call io mi sto ponendo bearish con, se vi ricordate, una potenziale perdita della sola opzione illimitata, con guadagno che invece è massimo nel caso in cui il prezzo cala o rimane costante, fermo al prezzo attuale, e inizia appunto a calare nel caso in cui il prezzo del sottostante aumenta. Chiaramente cosa succede? Combinandolo con un long, ovvero che andando avanti più il prezzo sale, più il mio profitto aumenta, questa parte discendente si neutralizza. E che succede? Succede che abbiamo questo livello capped, ok? Quindi se abbiamo un aumento del prezzo del sottostante, io guadagno sempre il premio e basta, ok? Mi fermo lì. Ovviamente questo è un cosiddetto missed profit, ovvero un profitto mancato. Se avessi tenuto il long e basta, avrei profittato dall'ascesa del sottostante stesso, però in tasco il premio innanzitutto, quindi sarebbe partito da qui. Però ovviamente più il prezzo aumenta, più il missed profit aumenta con esso. Se il prezzo invece rimane costante, è il cosiddetto best case scenario, ovvero io incasso il premio, col solo long non avrei incassato nulla, e invece qua appunto incasso il premio e non ci perdo niente, quindi bella per me. Infine, in caso di reversal, ovvero in caso di calo del prezzo, quindi effettivamente il trend si esaurisce, addirittura si inverte, succede raramente che il trend si inverte immediatamente dopo essersi esaurito, di solito c'è una fase di scarico, motivo per cui questa posizione è estremamente utile. Però se così fosse, il trend si inverte, vedete, arrivo a break even quando il calo del prezzo corrisponde al calo del, cioè scusate, corrisponde al premio che ho incassato per la vendita dell'opzione, e poi vado in perdita, ok? Io ho il mio long che va in perdita, questa situazione che mi cappa il guadagno, quindi è come se mi traslasse verso l'alto il mio long, quindi io copro bene fin tanto che però il prezzo non inizia a scendere in maniera netta. Quindi capite che il massimo per un covered call è quando il trend si esaurisce, rimane un po' lì laterale nei dintorni del prezzo iniziale, e quindi io guadagno tanto. Se invece il prezzo spara e pompa, perdo, ho un missed profit immenso, potenzialmente immenso, in realtà nella maggioranza dei casi statisticamente finisce bene, a meno appunto di esplosioni di prezzo in una direzione o nell'altra, e nel caso di dump ovviamente, cioè mi paro di più che ad avere soltanto il long, però ovviamente avrei potuto gestirla meglio in altri modi. Chiaramente col senno di poi è tutto più facile, questa è una cosa che appunto ve l'ho detto, statisticamente funziona bene nella maggioranza dei casi, proprio perché è un trend, quando iperestende non è che inverte subito, ma si inizia a ballare un po' e poi eventualmente inverte dopo aver costruito qualche pattern di top o di bottom, se parliamo di down trend.
trend. Qua in più abbiamo un ulteriore vantaggio, quindi se ad esempio ho aperto questa posizione di cover call, faccio passare una settimana o due nelle quali la mia previsione è esatta, quindi il trend esaurisce, lateralizza un po', si forma, che ne so, un test e spalle, dico boh, adesso sta per invertire in maniera netta, cosa faccio? Sfrutto il time decay, che nel frattempo ha svalutato l'opzione che qualche povero sventurato ha comprato da me, che io gli ho venduto, copro la posizione ricomprando l'opzione a un prezzo più basso, me ne esco in profitto ed eventualmente valuto un tipo di hedging diverso, come può essere uno short oppure un'opzione put oppure insomma qualcos'altro che mi faccia approfittare dall'inversione del trend. Che dire, questo è quanto. Ho parlato tantissimo, ma sono sicuro che vi interesserà questo discorso qui, perché è veramente un'operatività da sapere, non si può ignorarla. Simulatore di posizioni è quello che vi ho fatto vedere poco fa, ve ne parlo in breve perché sta venendo un video estremamente lungo. Il link apre questo simulatore qui, dove praticamente voi potete andare a combinare acquisti e vendite di put o call, mettete lo strike price, il prezzo dell'opzione, tutti i dati che trovate su Deribit, tra parentesi mio referral link qua sotto, mi raccomando usatelo e io vi voglio bene. E se voi fleggate qua, vedete, potete includere o meno la posizione, questo per avere le posizioni combinate. Molto bello che si può anche aggiungere posizioni long o short sui futures, vedete, per avere un profilo completo, soprattutto nel caso in cui si voglia coprire la posizione, ad esempio un long di un bitcoin acquistato 8.500, che ne so, voglio fare un covered call, vado a vendere un call a 9.000 ad esempio, perché sta esaurendo l'uptrend eccetera eccetera, e vedete che mi dà il mio profilo di perdita e guadagno per qualsiasi prezzo, molto molto utile. Break even 8.036 circa, è comodo, qua ci dà veramente un'idea. Quindi prima di aprire la posizione guardiamo qui, poi con il mio referral link che vi ho spammato anche qui, non so veramente più dove incollarvelo, vi registrate a Deribit, magari prima usate la testnet se avete visto il mio tutorial, insomma vi ho spiegato tutto. Una volta che avete capito come operare, aprite le vostre posizioni combinate, miste, eccetera, eccetera, usando anche le opzioni. Vi lascio anche qua sotto in descrizione questo fantastico sito optionsplaybook.com, dove vi fa vedere un po' tutte le opzioni, le strategie di opzioni tra le più disparate. Io vi ho spiegato le basi, il resto sono delle derivazioni da quelle che vi ho spiegato io, ma il senso rimane quello. Le slides sono scaricabili gratuitamente, sempre col link che trovate qua sotto. Io mi auguro davvero di esservi stato utile, chiuderei qui questa serie sulle opzioni. Qualsiasi domanda, dubbio eccetera eccetera è stra benvenuto, mi raccomando. Se non avete capito qualcosa, magari rivedetevi gli altri video sulle opzioni, vi ho lasciato anche tutto in una playlist, così potete partire dalle basi se le avete saltate. È veramente fondamentale, ci tengo a darvi tutte le risorse possibili per sfruttare al meglio il mercato. Io vi cerco di dare gli strumenti, insomma la concretezza, non soltanto le parole, predizioni vane o cose del genere, vi do gli strumenti utilizzabili e la conoscenza per farlo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.